Saper mettere un punto e andare a capo è uno dei segreti di ogni storia della vita. Se lo ritardi, la rovini. Se l'anticipi, la bruci. E se lasci che sia l'altro a mettere il punto al posto tuo, vuol dire che tu eri già uscito dalla storia. Gli addii non si annunziano, si compiono. E la loro violenza è inevitabile come quando si muore. La violenza del silenzio che segue. Gli addii, camuffati da arrivederci, li considero le perfidie peggiori. In realtà tagliano le gambe ad ogni possibile ritorno. Rassomigliano ai falsi addii delle marionette, quelle addestrate a recitare tutte le sere davanti a un pubblico diverso, ma per loro indistinto e sempre uguale. Eterni burattini che se ne vanno con gli applausi dell'ultimo bis, che si confonderanno con quelli di benvenuto del prossimo paese dove domani sera replicheranno lo spettacolo. Mettere un punto non è abbassare il sipario e nemmeno cambiare copione, è semplicemente interrompere la recita e uscire di scena. Non finire la battuta, osare, interromperla con un punto assurdo, e scontentare il pubblico, l'impresario e perfino te stesso. Perché recitare il tuo ruolo ti piaceva, e come se ti piaceva, era come se quella di Jack fosse davvero la tua vita. Ma vivere tutto come se è un danno. Lo conosco e me lo sono procurato 100 volte. Ci sono coppie immobili che per paura dell'abbandono sono avvinghiate con il filo spinato del come se si amassero ancora. Ci sono occasioni perdute sul lavoro per il terrore di trasferirsi in un'altra città o semplicemente di cambiare azienda o mansione o colleghi, in cui il come se è la scusa consolatoria a cui aggrapparsi per non mettersi a rischio. Le sirene della felicità, spesso, infondono più sgomento delle catene di un'esistenza mediocre. E allora facciamo come se il nostro vecchio lavoro fosse ritornato appagante, come se l'invidia del collega fosse una carezza, come se lo stipendio non ci dispiaccia più e ci convinciamo che quella promozione sempre promessa e mai mantenuta in fondo ci lascia più liberi di vivere. Ma non appena è passata la minaccia di un'offerta di lavoro migliore, la iattura del colpo di fortuna o quella altrettanto pericolosa di un nuovo amore, allora ricominciamo a lamentarci, di nuovo, come se non fossimo stati solo noi a perdere il treno, e malediciamo chiunque, dalle ferrovie dello Stato, agli extracomunitari, al nostro stipendio di merda, moglie, suocera e cane del vicino, che quello chissà che cazzo gli mette nel pappone per farlo latrare apposta alle 3 di notte e rovinarmi l'esistenza. No, questa volta no, per favore. Questo fra me e te non deve succedere, fratello. E noi finora siamo stati bravissimi. Noi finora l'abbiamo evitato. Avevamo tutti bisogno di un rapporto felice. Non so se un programma alla radio si possa definire così, ma so che il nostro era amore. Io metto un punto perché nessuno ce lo porti via. Mi innamorai di un canto e poi di oceano mi ubriacai. Liberai le braccia mie del mio salario e andai. Lasciai dietro me schermi e illusioni di volontà e un gigante accecai nei tribunali di verità. In un cavallo mi sognai e ogni muro cadde giù, ti lasciai per